Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo sempre a Carpanzano, la 12ª sagra della castagna, in compagnia della signora Beatrice. Beatrice. Che ci racconta che cosa della Madonna di Carpanzano? La Madonna di Carpanzano è fatta sola. Sono andati i monaci per prenderla. Sì. Quando sono andata a Cosenza non l'hanno trovata. Sì. E allora dice: datene la tela che ce la facciamo soli. E ve la siete fatta voi? E si è preso la tela, è un monaco. Sì. Quando è arrivata al convento ha trovato la Madonna già fatta. Voi dite un miracolo? Un miracolo. E poi l'hanno messa al convento questa Madonna. Sì. Però al convento non ci voleva stare perché è venuto al caposoprano. Dov'è? Sarebbe la Madonna delle Grazie qui. Sì, l'abbiamo vista. Che poi tra l'altro voi l'avete portata anche al giubileo, vero? Sì. E voi siete, diciamo, molto, diciamo, devoti alla Madonna. Sì, 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 molto, molto. E nella zona, quello che ci potete raccontare anche della castagna? Della castagna, si raccogliono queste castagne e si fanno. Vi ricordate voi magari, perché noi abbiamo visto oggi che spiegavano ai bambini come si lavorava una volta, che una volta si viveva della castagna. Si mangiava con i zoccoli, con i piedi. Esatto. Invece adesso ci sono le macchine. Però una volta si metteva molto più tempo, ci raccontavano, e magari addirittura dovevano lavorare delle nottate intere per cercare di lavorare pochi chili di castagne, quando adesso se ne lavorano quintali. No, non è vero, le castagne c'erano e si facevano. Sì? Sì, 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 sì. E quindi Carpanzano è vissuta, diciamo, è riuscita a sopravvivere al territorio proprio per la lavorazione della castagna, molte famiglie. Castagna, sì, molte famiglie. Io l'ho raccolta sempre le castagne. E sapete, immagino, cucinare molte ricette a base di castagne. Della castagna si fanno tante cose. Voi cosa ci fate per esempio con la castagna? Si fa la marmellata, si fa tante cose. Vabbè, il pane. Il pane. Per esempio allo stand della Proloco hanno organizzato per esempio molti dolci a base di castagna. I dolci, si fa tutto con la castagna. La castagna è un elemento che, diciamo, si riesce proprio a sfruttare a pieno. Sì, 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 tutto, tutto si fa. Quindi voi, signora Beatrice, voi consigliate comunque anche ai ragazzi e ai giovani di avvicinarsi per non fare perdere queste tradizioni. Ma sono già perse però. Vabbè, magari chi lo sa, che si riesce a riprendere questa tradizione della lavorazione della castagna in maniera nuova, perché è un elemento che magari può essere valorizzato con ricette sempre nuove. Sì, 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 è vero. E questa è la castagna. Quindi io ringrazio la signora Beatrice da Carpanzano per averci raccontato un po' di storia di Carpanzano. Venite a Carpanzano, ogni anno in questo periodo c'è la sagra della castagna, ma tutti gli anni, tutti i giorni potete trovare qui alla chiesa la Madonna la Madonna della Grazia di Carpanzano, che è una Madonna a cui Carpanzano, e non solo, è devota. È devota, sì, 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 sì. Noi siamo molto devoti alla Madonna delle Grazie. Benissimo, grazie a tutti, Liberi TV, Riccardo Cristiano.